Una buona serata, ben ritrovati come sempre cari amici e care amiche di Angoli. Lei è tornata a trovarci questa sera per parlare del suo nuovo singolo. È con noi Vanessa Mini. Ciao Vanessa, ciao, ben ritrovata. Grazie ancora per l'invito, buonasera a tutti. Siamo sempre molto contenti di averti qui perché intanto tu hai una voce strepitosa che i comaschi non soltanto conoscono bene, fai sempre tantissime cose, sei anche impegnata nel sociale. Ti porti a casa, insomma, premi, partecipazioni, cose molto belle e a noi di Angoli piace raccontare tutto questo. Quindi, parliamo di questo nuovo brano. Allora, questo nuovo brano si intitola Ave Fenix, è in lingua spagnola ed è per la prima volta prodotto e autoprodotto, ma è distribuito in tutta l'America Latina, negli Stati Uniti, dalla Sony Production. Quindi abbiamo fatto, rispetto a Peace, con il quale ho vinto l'anno scorso, certo, ce lo ricordiamo bene, Music Awards, ho fatto il viaggio, diciamo il giro al contrario. Quindi siamo partiti dalla promozione nell'America Latina, negli Stati Uniti d'America, per poi passare in Europa. E è uscito il 26 di aprile e sta andando benissimo. Quando è stato settimana scorsa, dopo questa partecipazione ad Angoli. Ma io ve lo devo dire, io ogni volta che vengo qui, cioè dopo 10-15 giorni dal vostro invito, arrivano sempre delle notizie straordinarie. E perché noi portiamo fortuna a tutti quanti. Portate molta fortuna. Intanto scopriamo anche un'altra cosa molto interessante, che tu canti anche in lingua latina, spagnolo. Sì. Sì, questo non l'avevamo ancora detto di te, no, una novità. Perché oltretutto lo spagnolo insieme al francese è la mia seconda lingua. Ah, quindi sì, scopriamo un altro mondo ancora. E ti dirò, il progetto Ave Fenix è iniziato quando io ho vinto gli Intercontinental Music Awards. Perché quando ho vinto la finale, davanti a Svezia e anche Stati Uniti, mi è stato suggerito da un noto produttore americano, che era il produttore anche di Céline Dion e di Ricky Martin. Lui ha capito dalla pronuncia mia inglese che c'era qualcosa di spagnoleggiante e mi ha detto: ma perché non provi, dopo che hai vinto qui da noi con Peace, a fare un brano in spagnolo e lo lanci proprio qui da noi, perché comunque anche da noi negli Stati Uniti ci sono tantissimi spagnoli. Certo. È la seconda lingua parlata dopo l'inglese, dopo l'americano. E ci sono grandissimi artisti, naturalmente, grandissimi che artisti arrivano proprio e da quella voluto dimensione. Hai ascoltato il consiglio, l'hai fatto, e allora a questo punto io direi che è arrivato anche il momento di condividere un assaggio di questo brano. Va bene? Vai regia. Che dire, una dimensione molto diversa da quella che siamo abituati a vivere con la tua produzione e i brani che sei venuta a presentare da noi in precedenza. Al di là di questo consiglio che tu hai immediatamente accolto e che ti arriva da addetti ai lavori, quindi sicuramente ha una ragion d'essere, ecco, come ti sei trovata in questa dimensione completamente differente?
Sì, completamente differente e devo dire che io sono l'autrice del testo e quando mi hanno proposto la melodia non riuscivo a trovare una connessione logica con la musica, quindi non riuscivo a creare le parole. È successo che sono andata a Milano per un impegno e mi sono fermata a pranzo in un ristorante e una ragazza che lavora lì come cameriera mi ha riconosciuto perché qualche mese prima ho fatto un grande evento a Milano. Io vedo che improvvisamente si mette a piangere. Allora io dico, ma hai 5 minuti di tempo? Lei mi dice, sì, vuoi sederti con me un attimo e dirmi cosa ti succede? Abbiamo parlato e lei mi ha detto, una ragazza bellissima, giovane, poco più che ventenne, per fare, diciamo, fare un po' chiudere il discorso, mi ha detto che era stata lasciata dal fidanzato perché è rimasta incinta. Quindi una gravidanza in attesa e il suo fidanzato non solo l'ha lasciata, ma l'ha anche gentilmente accompagnata alla porta. Okay? Bene, quindi sicuramente la sua tristezza era ben motivata. Esatto, quindi Abe Phoenix, dopo questo racconto, la sera stessa sono uscite le parole del brano, tant'è vero che Abe Phoenix parla proprio della rinascita della donna dopo un tradimento. Io dico sempre, non fermatevi mai al portone che si chiude, ma al portone che si sta aprendo davanti a voi, perché poi sono andata ancora in quel ristorante, la ragazza mi ha detto che ha ritrovato un nuovo amore con il quale è felicissima e quindi mi ha detto grazie. Quindi che dire, anche tu alla fine porti fortuna nel momento in ma cui ti avvicini, so, le cose possono cosa. Davvero sì. cambiare. Quindi quali sono i progetti su questo brano? Immagino è già partita una promozione, sì. Succederanno delle cose. Che cosa ti aspetti? Che cosa vorresti accadesse? Allora, Abe Phoenix e Angoli mi ha portato talmente fortuna che ho il mio primo concerto vero e proprio in Francia. Vabbè, a Montpellier, a cospetto del presidente francese, sempre, perché tu lo sai, un concerto di beneficenza per raccogliere fondi per un ospedale pediatrico francese. Ci saranno artisti internazionali, di cui non posso rivelare il nome perché ho firmato un contratto di riservatezza, poi te lo dico. Poi ce lo dirai, cose dirà. Accadute verrai a raccontarci. Ed è il 4 di luglio. Naturalmente con me ci saranno sempre i miei genitori perché sono la parte più importante della mia vita e anche Evolo, mio amore. Quindi sarai assolutamente in ottima compagnia. Io ti invito naturalmente quando anche questa nuova esperienza sarà fatta, poi chissà che succede ancora, a ritornare naturalmente volentieri. Ad Angoli a questo punto quando ripartiremo in settembre per continuare a raccontare di questa tua straordinaria carriera che davvero è costellata da tanti momenti molto molto belli. Grazie. Grazie. Grazie a Vanessa Mini. Grazie Dolores, grazie. Grazie, grazie davvero. E ci prepariamo anche alla giornata mondiale delle api che sta per arrivare, ne parliamo. E sta per arrivare la giornata mondiale delle api che sarà proprio lunedì 20 maggio e nel frattempo l'Associazione Produttori Apistici delle Province di Como e Lecco organizza proprio per festeggiare questa data che è davvero importante perché le api sono le sentinelle comunque del nostro ambiente, per domenica 19 maggio un incontro intitolato proprio Aspettando la giornata mondiale delle api. All'interno di questo momento saranno presenti professionisti, tecnici, tutto questo per conoscere meglio il mondo di questi esseri meravigliosi. Uno di questi professionisti ci concede il piacere di essere con noi e quindi io ritrovo davvero con tanto piacere il dottor professor Mario Colombo. Grazie per essere con piacere noi. Piacere reciproco. Allora, intanto ci tengo a condividere con lei questa giornata perché è importante soprattutto sapere quanto le api siano indispensabili nel nostro ecosistema. Quindi la giornata va bene, ma bisognerebbe ricordarlo sempre. Sì, la frase che ha detto lei è un ritornello che molte volte, ripetuto, alla fine perde di significato. La realtà è quella però. Senza le api non si avrebbe l'impollinazione e tante altre cose che ci consentono, per esempio, di avere i frutti, meli, peri, ciliegi, certi in particolare, godono e beneficiano soprattutto dell'impollinazione delle api. Diciamo anche che non sono gli unici impollinatori, ci sono insetti molto simili alle api
che fungono da impollinatori e anche quelli vanno salvaguardati. Per esempio? Posso fare degli esempi, bombi, osmie. I bombi sono quelli più belli, più grossi, pelosi. Osmie sono molto simili alle api, poi ce ne sono altre che difficilmente si distinguono dalle api. Quindi per noi, insomma, poco esperti possono essere api. Piuttosto simili, api in generale. È corretto dire apoidei. Va detto che queste specie vanno a impollinare dei vegetali che non vengono impollinati dalle api. Quindi quando noi basiamo tutto, quando si dice aumentiamo la biodiversità in città mettendo degli alveari, non è vero, perché si aggiunge una specie che magari è presente, ma si vanno a comprimere delle specie che sono rare e vengono compresse proprio per la presenza di api. Quindi è più uno svantaggio che un vantaggio? O comunque non è la manovra vincente? Le cose vanno calibrate. Se si mettono le api bisogna anche dare nutrimento in quantità maggiore. Detto questo, l'ape resta fondamentale per la sopravvivenza dell'uomo, ma anche della flora selvatica, della flora spontanea. Di tutto questo, come ho anticipato poco fa, parlerete proprio domenica 19 maggio e sarà un'occasione nella quale ci saranno tanti momenti, perché c'è un lungo programma. Naturalmente anche lei avrà un momento in particolare, se non sbaglio, intitolato proprio alle api e all'ambiente. Questa occasione è condivisa naturalmente tra professionisti e tecnici, immagino aperta a chiunque. Aperta a chiunque. Che ruolo vuole avere proprio anche per la popolazione? Divulgativo, far sapere cosa fanno le api e far sapere che non ci sono solo le api mellifere, ovvero le nostre. In altre parti del mondo ci sono delle api che producono del miele di qualità minore rispetto alla nostra ape, ma hanno una prerogativa, quella di non avere il pungiglione. E questo che cosa determina? Determina che non si è punti, innanzitutto. Che non è poco. Quindi il pungiglione poco gioca all'interno della loro attività di impollinazione, di produzione del miele? Certo. Non c'entra nulla? Le api usano il pungiglione per difendersi, non per offendere, come capita con i calabroni e le vespe. Importante dire che queste api, localizzate in diverse parti del mondo, prevalentemente in Sud America, non dobbiamo nemmeno lontanamente pensare di importarle, perché fanno comodo e non hanno il pungiglione. E mi ha rubato la domanda, perché proprio questo volevo poi affrontare con lei. Cioè, poi andremo a capire in che situazione si trovano le api ora in Italia e nel nostro territorio nella fattispecie. Ma portarne da fuori, quindi, ancora una volta può non essere la strategia corretta? Le posso dire? In Italia entrano ogni anno migliaia di regine provenienti da tutto il mondo. E questo non è proprio positivo. Perché? Perché vige l'abitudine, la regola, inopportuna, impropria, che l'ibridazione di regine, api regine, che provengono dalla Nuova Zelanda anziché Sud America, anziché Nord America, ibridate con le nostre, poi producono di più. Ma non è vero niente, perché questo vantaggio, se c'è, è temporaneo ed è più danno che vantaggio. Ci fermiamo un attimo, abbiamo una breve pausa, poi ripartiamo proprio da questa considerazione. Grazie anche a voi, rimanete lì, ci sono le api con noi.